Ma io credo che i 40 anni di storia devono rappresentare oggi un punto di arrivo per quello che l'emittenza locale è stata in questi 40 anni, ma devono rappresentare allo stesso tempo, nella consapevolezza di questi 40 anni e della rivoluzione che gli editori hanno fatto in questi 40 anni e che forse solo oggi si può capire fino in fondo l'importanza di quello che è stato fatto, perché badate bene, quello che viene fatto oggi, che è banale, cioè poter fare trasmissioni private, libere, interviste, tutto questo 40 anni fa non era una banalità, non era nulla di scontato, rappresentava un elemento rivoluzionario. Allora, con quello stesso entusiasmo, con quella stessa forza di 40 anni fa, oggi si deve rappresentare un punto di partenza verso le nuove sfide che bisogna avere il coraggio di affrontare. E le nuove sfide significa fare impresa in modo nuovo, in modo diverso, tenendo conto delle nuove tecnologie, delle convergenze multimediali. Significa dover lavorare in sinergia con i social network, con i siti internet, con le applicazioni sui telefonini, sui tablet, sulle smart television. Quindi l'obiettivo, che credo che debba essere comune su tre gambe, se il governo vuole ancora un sistema radiotelevisivo che è basato anche sull'emittenza locale, deve lavorare su uno scenario dove venga garantite certezze, poca burocrazia, basta con i bandi continui, basta con i continui cambiamenti delle regole, non è possibile che le frequenze siano date e modificate 3-4 volte nell'arco di 2-3 anni, non è possibile che debbano essere presentati i bandi tutti i giorni e bisogna che gli imprenditori possano riprendere a fare impresa e non debbano pensare tutto il giorno a fare adempimenti burocratici.